Nell'Ottocento il melodramma è il genere più diffuso tra il pubblico di coloro che vanno a teatro. Il tema dominante delle opere è senza dubbio l'amore, raccontato nelle sue mille sfaccettature, dall'amore ora passionale ora tormentato tra un uomo e una donna, all'amore genitoriale, all'amore verso la propria patria. Nell'Ottocento l'opera italiana subisce l'influenza del verismo letterario. Nell'opera verista la realtà è descritta fedelmente, a volte anche in maniera cruda. I personaggi appartengono a classi sociali molto umili. Gli esponenti più importanti sono Pietro Mascagni con Cavalleria Rusticana e Ruggero Leoncavallo con Pagliacci, ma anche Giacomo Puccini con La Tosca. In Francia si sviluppano i generi del Grand Opéra e dell'Opéra Lyrique, dove i libretti non sono più in italiano bensì in francese, sono previste scenografie grandiose con scene corali e danzate. Un esempio del genere è sicuramente Carmen di Georges Bizet. Carmen è una sigaraia che vive appassionate storie d'amore a Siviglia. Di lei si innamora il soldato Don José, che per lei è disposto a lasciare addirittura l'esercito. Carmen però si lascia tentare e sedurre dal torero Escamillo, così Don José, accecato dalla gelosia, durante una corrida pugnala Carmen. Nell'aria di Carmen, L'amour est un oiseau rebelle, Carmen esprime le proprie convinzioni sull'amore. In Germania, il musicista Richard Wagner compie una vera e propria rivoluzione del teatro musicale. Egli sostiene che il musicista deve curare tutti gli aspetti di un'opera, non solo componendo la musica, ma anche scrivendo il testo, curando la scenografia e la regia. Nelle sue opere egli racconta le vicende delle antiche leggende e mitologie nordiche, condividendo lo spirito romantico dell'amore per la patria, secondo cui l'identità culturale di un popolo va ricercata nel suo passato, nelle sue tradizioni e nelle sue radici storiche e culturali. Wagner, nelle sue opere, inserisce inoltre ciò che lui chiama musica infinita. Egli intende realizzare un'opera che si sviluppi infatti senza interruzioni, che fonda insieme musica, parola ed azione. Inoltre Wagner caratterizza i suoi personaggi da un leitmotiv, una breve cellula tematica che li rappresenta musicalmente. Grazie ai finanziamenti di un benefattore, Wagner fa progettare e costruire un teatro a sua immagine e somiglianza, il Teatro di Bayreuth. Nel suo teatro Wagner costruisce una platea disposta a ventaglio su gradinate degradanti, colloca l'orchestra ed il direttore in una buca posta sotto il palcoscenico e fa spegnere le luci in sala durante le rappresentazioni. Tra le composizioni di Wagner ricordiamo la tetralogia L'anello del Nibelungo, formata da quattro opere, L'oro del Reno, La Valchiria, Sigfrido, Il crepuscolo degli dei. Created using Powtoon.